Buongiorno a tutti, oggi è sabato 8 giugno 2013, io e il mio collega Bernini siamo venuti fin qui, fino a Watford, a nord di Londra. Siamo nei pressi dell'hotel The Grove, che è quello che vedete qui alle mie spalle, la struttura in rossiccio, all'interno del quale si sta tenendo la tre giorni dei meeting del club Bilderberg 2013. Quello che noi contestiamo come Movimento 5 Stelle è il fatto che questo tipo di meeting sia completamente oscuro, completamente pieno di ombre, non ci sia nessun genere di trasparenza, nonostante all'interno vi siano personaggi del calibro di Mario Monti, nostro ex premier, come per esempio anche Gianni Letta l'anno scorso è stato a questo meeting e oggi si ritrova a ricoprire la poltrona di primo ministro. Fino adesso siamo arrivati appunto in questa zona, che è una zona recintata all'interno della quale ci sono alcune persone che stanno portando avanti ovviamente una protesta di consapevolezza. Ci sembra tutto molto civile, almeno fino al momento, e noi abbiamo anche provato a forzare questo genere di tra virgolette cordoni, ma non neanche forzare, abbiamo chiesto semplicemente ai poliziotti se noi come deputati della Repubblica Italiana avremmo mai, insomma, avremmo potuto fare qualche passo in più oppure avere un'area riservata, quantomeno per dare un approccio, insomma, più diretto ai cittadini. Naturalmente ci è stato risposto, purtroppo, nostro malgrado, che dovevamo stare oltre le barriere, non ci saremmo dovuti permettere, insomma, di andare oltre. Quando ci riunivamo in un agriturismo a Roma, ci hanno assaltato, sono saliti perfino sul tetto per vedere di cosa parlavamo, che era un incontro informale con Grillo, e abbiamo avuto copertura mediatica su tutto il territorio italiano. Cioè, non capisco perché in questo luogo qua non ci siano tutte le testate giornalistiche più influenti del pianeta. Forse è anche necessario mettere in evidenza quali sono le personalità che sono passate per il club Bilderberg e poi si sono trovate in posto di comando. Abbiamo detto Letta, che è stato qui l'anno scorso, potremmo dire Bill Clinton, che l'anno prima di diventare presidente degli Stati Uniti era passato per il club Bilderberg. Questo per farvi capire anche l'informazione come lavora. Qui ce n'è pochissima, forse sarebbe il caso di concentrarsi un po' più su questo e un po' meno sugli scontrini. Cheers. Cheers, man.